Ciao, come state? Tutto bene? Allora, intanto questo video ha per raccontarvi un po' quello che abbiamo raccontato nel nostro live che c'è stato qualche giorno fa, dove si parlava come sempre di vinili, e in questo caso abbiamo voluto parlare di colonne sonore. E quindi ho fatto un salto nelle colonne sonore un pochettino più particolari che ho trovato come sempre nel nostro archivio. Quindi abbiamo parlato di Hair, ma abbiamo parlato anche di Grease, John Travolta, e poi siamo andati anche in uno di Madonna, Who's the Girl, non so se ve lo ricordate, che tra l'altro abbiamo detto che il film era stato un flop, mentre per quanto riguarda la vendita della colonna sonora, quindi del vinile della colonna sonora, era andato alle stelle, soprattutto in Italia. E poi abbiamo parlato anche di questo. Niente male loro, le donzelle mi potranno capire. Parliamo di Miami Vice, in questo caso era il numero 3. Tra l'altro, quando si è parlato di Miami Vice, si è parlato anche del produttore che è stato uno dei produttori che ancora oggi vediamo con grandi appuntamenti in TV come CSI oppure Chicago Fire. Invece, uno che mi è piaciuto raccontarvi e che spero abbiate voglia e tempo anche in questo periodo di quarantena di andarvi a rivedere come film, era questo Electric Dreams, una colonna sonora dove si parla un po' di un rapporto tre, se vogliamo, di un triangolo. Ma un triangolo particolare perché c'è l'amore tra un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza e un computer. Eh sì, ed è stata anche questa una bellissima colonna sonora. Tra l'altro, insomma, delle canzoni molto belle all'interno dei quali troviamo anche i Culture Club con una loro canzone. Questo è un po' quello che abbiamo così ascoltato e che siamo passati a raccontare. Quindi, insomma, dai vinili magari un po' più particolari e quindi disegnati dai fumettisti, come era stato 2 volte fa, siamo passati a parlare di colonne sonore. E la prossima volta, come anche da voi richiesto, passeremo a parlare di artisti, di gruppi che hanno fatto la storia della musica. Qualcuno di voi ha citato i Led Zeppelin, qualcuno ha citato i Rolling Stones, insomma, questo e tanto altro ne parleremo logicamente nel nostro appuntamento del dopo Pasqua. Eh sì, ma a proposito di Pasqua, beh, non posso che non farvi gli auguri di una serena e buona Pasqua, nonostante dobbiamo passarla in modo un po' diverso, quindi chiusi tra le mura domestiche, ma va bene, non importa, ci faremo la nostra grigliata anche sul balcone e va bene lo stesso, saremo tutti uniti, distanti ma uniti, vicini, magari anche con i social, tramite i social ci collegheremo e faremo il pranzo insieme anche ai nostri cari in diretta, magari tramite piattaforme varie. Quindi sicuramente una buona Pasqua. Vi mando un uovo virtuale, una colomba virtuale. In qualche modo ci ritroviamo invece a parlare ancora di musica, perché la musica non ci abbandona mai, nessun momento della nostra giornata. Pensate magari di rivedere qualche film con queste colonne sonore che vi ho detto. E intanto io ho un mio regalo, un mio uovo di Pasqua, l'ho ricevuto. Volevo farvelo vedere così perché ho paura che sia molto 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 delicato. E questo pensierino che mi è arrivato molto per Pasqua, molto profumoso, oserei dire, quindi grazie, grazie, grazie. Un bacio e un abbraccio, ci sentiamo presto, mi raccomando, non mancate, e buona Pasqua a tutti. Ciao!